Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuta a nuova puntata, abbiamo ospite un ritorno, Gypsy Vrucci, a questo punto dopo un anno che non ci ascoltiamo e sei di nuovo in auge con un nuovo singolo. A questo punto ci racconti un pochettino in questo anno con tanti grandi risultati, grandi premi. A questo punto raccontaci questo anno trascorso. Assolutamente, grazie di cuore, un piacere come sempre essere qua ai vostri microfoni, diciamo, e grazie di cuore per avermi ospitato. E diciamo che è stato un anno molto importante, sono stati mesi molto importanti, soprattutto gli ultimi mesi, in cui sono appunto reduce da premiazioni e riconoscimenti importanti che mi hanno dato veramente tanta gioia, anche in occasione di L'Anima Grida, il mio singolo uscito un anno e mezzo fa, un dialogo tra noi e la nostra anima, come ben sai, rappresenta questo brano, e il fatto che venga comunque ancora premiato anche dopo, diciamo, un po' di tempo dall'uscita è sicuramente una grande emozione. E infatti ho ricevuto il premio di Roma Videoclip Indie 2023 con il videoclip dell'Anima Grida e ho ricevuto anche il premio speciale Radio Roma per appunto il singolo L'Anima Grida. Quindi sono veramente felice e molto emozionata e sono nati progetti importanti negli ultimi tempi e sono uscita appunto in queste ore, come ben sai, con il nuovissimo singolo Il pianto che trattengo, un brano importante, intimo, suggestivo, anche diciamo molto, molto introspettivo, ma non solo, anche struggente, ecco, in un certo senso. Che parla proprio di un'autentica catarsi dell'anima, no? Questo pianto liberatorio, come l'ho definito io, che ci accompagna verso appunto un'autentica catarsi e una rinascita anche. Quindi un brano sicuramente che ha la sua particolarità, no? Anche in attesa poi del videoclip che uscirà più avanti, perché uscirà anche un videoclip girato in una location magica e suggestiva. E quindi insomma, però in queste ore ci stiamo gustando il brano e ci stiamo insomma concentrando tutte le nostre energie su questo nuova creatura, ecco, come chiamo i miei brani, i miei figli, le mie creature. Vediamo la copertina del singolo, che c'è questo mare con questi colori accesi in fondo, un mare notturno che poi in realtà ha tanti mille colori. Assolutamente, bravissimo, mi fa piacere che hai notato questo particolare molto importante. Infatti ci sono io che diciamo c'è una luna innanzitutto bellissima che rappresenta un'eclissi, no? Una specie di eclissi dell'anima, se vogliamo, no? Questa catarsi, questa appunto questo effetto molto bello. Tra l'altro è proprio un incontro, è come se con questa eclissi lunare, eclissi dell'anima, è come se il buio e la luce, quindi il buio e la notte, non solo si incontrano, ma si intersecano, si uniscono, cioè diventano un tutt'uno. E quindi è come un po' metaforicamente accettare la nostra parte più ombra, no? E quindi integrarla appunto alla nostra parte ombra, con la nostra parte invece più bella, luminosa, allegra, gioiosa. Queste due parti che si integrano, che diventano una cosa sola, formano appunto questa eclissi dell'anima bellissima. E ci sono io che mi rispecchio, che vengo fuori dall'acqua. Sono circondata da dei colori, perché comunque la rinascita porta sempre del colore, no? E della luce nella nostra vita, e ho la pelle del colore di luna, colore lunare, perché appunto è la luna la mia pelle che rispecchia il colore della luna che è sopra di me. Quindi diciamo una copertina sicuramente, ecco, che ha questa particolarità, e sono felice che l'hai notato. Abbiamo notato anche il fatto che hai una voce più graffiante, questo brano risalta la tua voce. Abbiamo la sensazione questa, che un pochettino nel tempo stai adeguandoti e stai migliorando sul suono.
No, diciamo che è un po' il mio stile, che mi caratterizza da sempre. Sicuramente un brano così struggente, così graffiante, lo mette in risalto questo aspetto, questa caratteristica, viene messo ancora di più in risalto, in primo piano, sicuramente, perché ha questa struggenza, come la chiamo io, no? Questa canzone, quindi sicuramente ti riporta in quel mondo lì, no? È come se io prendessi per mano l'ascoltatore e lo accompagno in questo viaggio, in questa catarsi, lo accompagno ad affrontare questo percorso che sembra buio completamente, ma in realtà non lo è, perché comunque quando affrontiamo le nostre sofferenze nel nostro intimo, le nostre ferite interiori, iniziamo ad accettarle, a riconoscerle e ad affrontarle senza rifiutarle, ma appunto riconoscendole, è il primo passo importante per far sì che poi queste ferite possano essere guarite e possa avvenire una trasmutazione importante dell'essere, no? Dentro di noi. E quindi c'è appunto questo viaggio, accompagno l'ascoltatore verso questo universo intimistico, fatto veramente di tante cose, no? Quindi bisogna affrontare le nostre paure, bisogna affrontare il nostro lato ombra, bisogna appunto riconoscerci e riconoscere le nostre ferite, perché comunque fanno parte di noi, e per guarirle bisogna per forza prima riconoscerle, altrimenti sarebbe anche impossibile trasformarle. E se invece riusciamo a trasformarle, poi diventano i nostri più grandi doni, i nostri più grandi talenti e le nostre più grandi risorse, in realtà. E tutto questo percorso, tutta questa catarsi, tutta questa, diciamo, trasformazione interiore, trasmutazione, eccetera, contribuiscono fortemente alla cosa più importante della nostra esistenza, che è la nostra evoluzione proprio su questa terra, su questa vita, su questa esistenza, appunto. Quindi è un po' questa l'essenza del brano, ciò che rappresenta. Invece il look si è abbinato a questo nuovo disco, visto che siamo passati da un cappello di nero a... È uno dei miei meravigliosi cappelli, che ne ho tantissimi, come ben sai, per questa grande passione. Questo è uno dei cappelli che viene indossato nel videoclip, che ovviamente è già stato girato in lavorazione, e quindi i registi ci stanno lavorando per poterlo appunto per fare in modo che sia pronto al più presto. E quindi questo fa parte, sì, di uno degli outfit appunto del video. Quindi l'ho voluto, in onore appunto di questo progetto, l'ho voluto indossare appunto oggi per l'intervista, proprio per questo. A questo punto progetti per portare il live, già c'è iniziative e soprattutto quali sono i progetti futuri adesso poi per la Ma promozione del nuovo? guarda, ce ne sono tanti, tutti in lavorazione, tutti appunto sto veramente pianificando tante, tante belle cose, tante belle sorprese, sicuramente anche nuovi singoli verso la primavera, quindi tra pochissimi mesi, quindi diciamo che è in pieno fermento. Poi ci sarà probabilmente anche un album, ma non so dire ancora le date precise, perché appunto ci stiamo ancora lavorando su questo. Può darsi anche entro la fine dell'anno, vediamo adesso se è questo, se non è questo, sarà al massimo il 2025, però comunque è in progetto anche un album, probabilmente anche un vinile. Quindi stiamo insomma lavorando a questo. Ci sono tanti bei brani che alcuni già scritti nel cassetto, già pronti, già appunto lavorati, e altri che stanno arrivando, che sto scrivendo, su cui stiamo lavorando. Quindi diciamo che tutto in pieno fermento. Ho in programma sì diverse cose, festival, ospitate e quant'altro, soprattutto appunto nell'anno nuovo. Adesso ecco l'anno. Il 2023 sta per finire, però devo dire che ultimamente delle belle soddisfazioni appunto sono arrivate, quindi devo dire che si sta concludendo veramente in maniera importante questo anno, e puntiamo poi anche e soprattutto nel 2024, ovviamente. Quindi le sorprese non mancheranno, questo te lo posso garantire, guarda. È una promessa, è una promessa. Allora a questo punto ci diamo appuntamento per l'uscita del disco e soprattutto di vedere questo vinile che ci entusiasmante era. Saremo tutti contenti di questo disco che poi Sì, nel tempo arriverà. il mio album è uscito, come ben sai, protagonista del finale, è uscito da più di 3 anni, il mio album con 14 pezzi all'interno, da cui sono stati estratti tantissimi singoli importanti.
come appunto Atimi per Atimi, scritto insieme al grande Manuel Auteri, il brano che appunto è stato finalista, che mi ha portato ad essere finalista di Sanremo Rock 2020, quindi cantato al Teatro Ariston, grandissima emozione anche quello lì, protagonista, Specchi di Luce, tanti singoli importanti, L'anima grida, uno dei singoli più importanti in assoluto. In collaborazione appunto con il grande Renato Droghetti, che appunto diciamo realizza le produzioni artistiche dei miei brani, quindi degli arrangiamenti e tutto quanto. Abbiamo una bellissima alchimia artistica e collaboriamo ormai da diversi anni, quindi diciamo che ormai siamo in completa sintonia artistica per quanto riguarda appunto la produzione artistica dei brani e l'anima grida, appunto, adesso c'è questo qua, quindi sono stati veramente anni importanti, ecco, questi ultimi anni. E adesso siamo veramente in pieno fermento. Devo dire che ci sono giornate che non riesco neanche a stare dietro a tutto, ti dico la verità, per quante cose devo portare avanti, devo fare, devo, insomma, programmare, però ci sono belle novità in arrivo, quindi mi raccomando di seguirmi nei social perché appunto lì è il primo canale che ormai tutti usiamo per pubblicare e dove appunto si può rimanere aggiornati su tante cose. Ho un sito web gipsyfiorucci.com che è veramente ricco di tante sorprese al suo interno, quindi vi invito ad iscrivervi alla newsletter del sito, sempre per rimanere aggiornati, perché ci sono anche tante belle cosine, come anche il mio progetto Unicità, che ho fondato circa 2 anni e mezzo, 3 fa, che è un progetto importante perché è volto proprio alla valorizzazione e alla riscoperta della nostra unicità come valore prezioso e assoluto che abbiamo. È un valore che dobbiamo difendere a tutti i costi, perché è importantissimo, perché si tratta della nostra autenticità, dei nostri doni, dei nostri talenti, di quello che possiamo fare ognuno di noi nel suo piccolo, nel proprio piccolo, per rendere il mondo un posto migliore, per fare appunto la propria parte. E quindi l'autenticità è data proprio dal fatto che se noi facciamo delle cose in linea con la nostra anima e con la nostra verità interiore, automaticamente, se questa cosa appunto è autentica, allora diventa immortale, no? E dura nel tempo, non muore mai. Quindi è questa quindi ci tengo tanto a questo progetto, ma nel sito web c'è una sezione interamente dedicata al progetto che si chiama proprio Progetto Unicità e lì trovate tutto. Ci sono anche delle maglie, una mia linea, delle felpe con una frase molto importante. Difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Questa è una frase importante che si trova all'interno di una canzone importante e che è scritta appunto nelle magliette per dare questa vibrazione positiva e questo imprinting appunto vibrazionale, emozionale importante e che è di buon auspicio sicuramente per le persone che indossano e che indosseranno questi capi che hanno appunto le vibrazioni potenti, positive, che sono intrise d'amore, che appunto sono scritte in questi capi, in queste magliette, eccetera. Quindi però all'interno del sito tanto trovate tutto e poi nei social, ovviamente, Instagram, Facebook, TikTok, un po' ovunque. E una raccomandazione sicuramente importante è l'iscrizione al mio canale YouTube, Gypsy Fiorucci Official. Anche perché arriverà questo video che ti dico è un posto magico, ma quando dico magico veramente, che appunto sarà che uscirà appunto prima di Natale, e quindi non manca molto, e sarà una vera sorpresa anche in questo caso. Quindi andrà veramente un video con delle immagini che andremo proprio a dare un volto a questi concetti significativi, a questa essenza di questo brano e a concetti che voglio rappresentare col brano, ovviamente. Quindi andremo proprio a dargli un volto con queste immagini molto suggestive, molto particolari, girate in una location molto bella che sveleremo a breve, nei prossimi giorni, ovviamente. Un progetto importante, girato proprio a Città di Castello, qui in Umbria, nella mia città natale. Perché è un progetto proprio anche volto a valorizzare le bellezze del territorio, soprattutto le bellezze che hanno un valore molto importante dal punto di vista storico, culturale e artistico.
E quindi questo video metterà proprio in risalto anche tutto questo discorso qua. Quindi a maggior ragione che è un progetto importante, niente, vi terrò aggiornati ovviamente su tutto. E quindi seguitemi. Per restare aggiornati non c'è altro modo che seguirmi. A questo punto mancano soltanto una cosa fondamentale. Ti saluti e ci diamo appuntamento per la prossima volta. Assolutamente, se vogliamo fare una chiacchierata quando c'è il video, io sono ben disponibile, altrimenti ci si rivede poi comunque a primavera per l'uscita del prossimo singolo. Io ti ringrazio, ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori che appunto vedranno questa nostra intervista, questo nostro video, e ti ringrazio perché sei veramente gentilissimo. Mi fa tanto piacere poter parlare ogni volta, no, discutere con te, fare queste belle chiacchierate dei miei progetti artistici, dei miei lavori discografici. E quindi cosa dire? Io spero veramente di risentirci prestissimo con tante belle novità, è quello che posso augurarmi. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.